Buonasera amici di Iron Folks, siamo qua con i Dewfall da Bari, appena finita la loro esibizione, no non proprio, vabbè la band qui. È stata una buona pausa ristorante. Allora, band black metal proveniente da Bari, e la prima domanda che ho è, suonando in Italia, come si presenta il pubblico per chi suona black metal, che è un genere abbastanza particolare e delicato? E nello specifico mi interessava, dalle vostre zone, dalle vostre parti proprio, quanto tira l'extreme metal di per sé? Sì, innanzitutto un saluto a voi e grazie per lo spazio che ci avete concesso, un saluto ai lettori di Iron Folks. Sì, noi veniamo da Bari, suoniamo black death metal e abbiamo avuto la fortuna, insomma anche la possibilità di tastare il terreno, nel vero senso della parola, nel corso degli ultimi due anni in diversi contesti live, un po' in tutto lo stivale. Veniamo proprio adesso da un tour che ci ha visto esibire in Sicilia, in Calabria, ci siamo affacciati anche in Croazia e in passato siamo stati anche in Lombardia altre due volte. Questa infatti è stata la nostra terza performance lombarda, possiamo chiamare lombarda. Quindi rispondendo alla tua domanda, avendo avuto possibilità anche di suonare in contesti e serate dedicate alla scena un po' più black, anche comunque con aperture a sonorità legate anche al death metal, comunque più un po' più oscuro anche come tematiche, posso dirti che comunque in Italia c'è una ottima risposta a livello di audience, di bacino di utenza, i contesti giusti, il target giusto per le band che hanno necessità di comunicare il proprio messaggio artistico ci sono e il pubblico è ben preparato, insomma. Diciamo che questa nostra apparizione, questa nostra terza apparizione lombarda ci ha dato la possibilità di conoscere un bacino di supporter maggiore rispetto ovviamente ad altri eventi che ne abbiamo suonato con i Gorgoroth e Vital Remains a Milano, al Factory Club e con i Toke a Brescia e al Circolo Colony. C'era un pubblico insomma ben presente, preparato, però qui ovviamente il bacino d'utenza è molto più ampio e quindi l'opportunità per la band aumenta in proporzione, ma c'è sempre quella genuinità legata allo spirito underground festaiolo che comunque non guasta mai all'interno del nostro ambiente, diciamo così. E la Puglia ha una tradizione di metal estremo. Insomma, ricordiamo i nostri colleghi e amici Natron, ma anche Winterblot, che ne parlavi prima, Cruentus, ma tanti altri, tante altre band che si sono espresse prevalentemente con una scuola death metal. Nel black metal vogliamo ricordare anche i nostri colleghi e amici Ad Noctem Funeris, con i quali abbiamo condiviso un'esperienza bellissima in tour in Croazia, con Capatina anche a Pescara, dove è sempre un piacere per noi tornare e incontrare supporter e amici che da tempo ci seguono. E quindi posso risponderti con un certo anche orgoglio nei confronti della nostra provenienza dalla Puglia, che è una terra che è generosa anche in questo senso, cioè nel senso artistico, musicale e nel metal estremo c'è, insomma. Allora, rimaniamo a parlare del modello del metal estremo. Adesso ho ascoltato la vostra esibizione. Tra le cose che ho notato alcuni elementi che mi ricordano in certa parte, soprattutto nelle linee di chitarra, il black metal, proprio quello anni 90, più classico diciamo, mentre altre cose, magari certe sonorità, certe ritmiche di batteria, più vicine a un black metal un attimo più moderno. Da dove attingete come idee per il vostro sound? Diciamo, avete qualche modello ispiratore particolare? Una direzione precisa? Flavio, che è più di più
La nostra proposta di black metal, ci tengo anche a comunicare anche la vena death metal della band, quindi black death metal si struttura in una maniera molto personale. Infatti tu hai avuto modo di notare giustamente queste influenze che arrivano sia dalla scena black che dall'old school europeo legato al death metal, un po' più epico magari. Sì. Sì, gli ascolti sono molto vari, all'interno anche della band ogni elemento attinge da un cilindro diverso, però quello che ci accomuna è quella pasta true, quella pasta magari old school come hai sottolineato prima, che ovviamente si attinge sia dal nord Europa ma anche dalla scuola italiana. Insomma, i nostri ascolti e gusti su Necrodeath, Bulldozer, sebbene non vengano rispecchiati nella nostra proposta, però ci hanno comunque fatto crescere dal punto di vista anche attitudinale, insomma, quindi un pochino come retrogusto secondo me si sentivano. Beh, mi fa piacere, insomma, senza ovviamente non volevo ovviamente disturbarli citandoli. No, beh, dubito che per loro sia un disturbo. Bene, adesso, tra le altre cose, so che avete avuto, diciamo, negli ultimi anni svariati cambi di formazione. Avete avuto, se non sbaglio, una pausa piuttosto impegnativa tra 2009 2012. E 2012, esatto. Volete raccontare un attimo ai nostri fan come si è arrivata all'attuale lineup e i risultati che sta dando questa attuale lineup rispetto magari, non so, alle situazioni precedenti? Essendo una lineup che si è formata così come ci vedi proprio dal 2012 e Antonio è subentrato da un anno e mezzo a questa parte, io penso che anche Vittorio sia in grado di raccontarti questi ultimi tre anni di UFOL. Passiamo. Va bene, allora, quindi non ti racconto il buco perché insomma non l'ho vissuto, essendo io e Flavio amici già in precedenza, diciamo, l'ho vissuto di striscio. Ci siamo incontrati tutti nel 2012 e abbiamo iniziato questo percorso tutti quanti consci, diciamo, del percorso che volevamo intraprendere. Abbiamo iniziato a suonare sulle idee di Flavio, perché come ho già detto in precedenza è lui che scrive tutti i pezzi, e abbiamo intrapreso questo percorso, credo possa definirsi, diciamo, un percorso sostenibile nel corso degli anni. Abbiamo iniziato piano, con un'ascesa che noi riteniamo soddisfacente, affacciandoci pian piano nell'underground italiano, fino a poter prendere parte a diversi festival del genere, e fino ad arrivare stasera qua. Siamo davvero contenti di aver preso parte a questo festival, e nel corso degli anni, diciamo, abbiamo avuto il piacere di poter fare un tour italiano assieme ai Toke, una delle band che stimiamo maggiormente nel panorama black metal, e abbiamo preso parte a diversi festival di settore. Quindi è una crescita organica che abbiamo vissuto tutti insieme, con una consapevolezza che aumentava di giorno in giorno, ecco. Quindi questo è quello che posso dire di questi tre anni passati assieme, diciamo. C'è una soddisfazione da parte di tutti noi, e certamente non vogliamo fermarci, insomma. Beh, come dicevate giustamente, avete suonato con nomi abbastanza di rilievo del panorama black death nazionale ed internazionale, e quest'anno siete arrivati al FOSC in un'edizione un po' particolare, perché gli anni precedenti era magari incentrato più sul folk metal prettamente, quest'anno si è aperto. Ecco, quest'anno abbiamo anche qui un buon numero di nomi abbastanza di spessore per il genere: Carcass, Fintroll, abbiamo gli Arcona. Un commento
sulle band presenti quest'anno e sul festival in generale, vostro personale? Io sono molto contento di questa apertura del festival verso sonorità a loro modo nuove, per quella che era stata la programmazione degli anni precedenti. Dal nostro punto di vista, credo sia condiviso tra tutti noi cinque, e siamo per la varietà. Anche insomma la nostra musica, come avrete avuto modo di notare dall'esibizione di stasera, amiamo la varietà, e quindi siamo davvero contenti della anni 90. Sì. Siamo davvero contenti, diciamo, della bill di quest'anno. Poi si parla di nomi come Carcass e Satyricon, per esempio, che sono davvero nel gota del metal mondiale. Credo che possa essere un primo passo verso una dimensione più anche europea di questo festival qua, anche l'estensione ai tre giorni della durata del festival, e questa apertura verso nuovi generi può essere secondo me un primo passo verso una dimensione che possa richiamare persone da tutta Europa. La location è davvero bella e a mio parere, se parlo personalmente, diciamo, con qualche piccolo aggiustamento e perfezionamento si può davvero raggiungere un livello che possa competere alla fine festival come anche il Metal Camp in Slovenia, ora Metal Days, diciamo, sono partiti da questa dimensione qua, quindi noi ci crediamo, insomma, e auguriamo anzi a questo festival di poter ingrandirsi sempre di più. Ok, prossima domanda. So che state già lavorando sul nuovo album. Volete darci qualche dettaglio, qualche anticipazione? Lui? Se vuoi dare, no? Se vuoi dare anticipazioni o novità sul nuovo album, periodo d'uscita, idee che conterrà, ispirazione per testi e musiche. Vi anticipo che faremo un nuovo album, presto. Sicuramente nel 2016 contiamo di presentare questo nuovo lavoro, che sarà il secondo full length, e conterrà parte del P Painful Death Lake, ma proporrà nuovi brani che sono l'evoluzione anche temporale di quello che è cresciuto ed è maturato artisticamente insieme. Dal punto di vista tematico saremo molto legati alla tradizione storico-culturale e misterica del nostro territorio, sempre ovviamente con una chiave di lettura legata all'introspezione, all'analisi del sé, del rapporto uomo-natura, perché questo personaggio che, diciamo, sarà il protagonista di questo nuovo lavoro a livello concettuale, di concept. Non lo volevo dire. Se content veramente. E quindi insomma, adesso attacchiamo, non finiamo più su questo. Riuscirà insomma a raccontare tramite la sua figura questo messaggio che ci proponiamo di comunicare con una musica che attinge sempre dalle linee più oscure del metal estremo, dal black metal al death metal. Beh, utilizzare la cultura della propria terra rispolverando le tematiche proprie del black e del death, praticamente. L'hai detto meglio te, forse. Io parlo un po' come Renato Zero, cioè per definirti, che ne so, un asciugamano potrei trovare voli pindalici, se sei stato, eccetera. No, ma va bene, ci piace come cosa, sia quanto riguarda l'album che il modo di spiegare. Anche qualcosa, diciamo, che accomuna, ecco, se vogliamo trovare un filo conduttore anche delle band coinvolte, per esempio, per quello che ho potuto vedere sulle band sul palco oggi, per esempio, un filo conduttore, ho visto che molte si rifanno a tematiche proprie del loro territorio, quindi ecco, volendo trovare un filo rosso, un'omogeneità nella scelta della bill di questa giornata, potremmo anche immaginare questa qui. Ottimo. Ok.
ultima domanda. So che siete alla ricerca di un'etichetta, di una label, è giusto? Ok. Avete qualche nome che diciamo desiderereste particolarmente? O qualche nome che pensate sia abbastanza realizzabile? Potete lanciare per proporvi, eh? Questa è una domanda in cui va risposta da calciatori proprio, nel senso davvero davvero standard, non ci vogliamo sbilanciare, però non ci vogliamo sbilanciare con i nomi, però crediamo molto in quello che stiamo producendo e in generale possiamo dire stiamo cercando un'etichetta che ci possa davvero supportare e credere in quello che facciamo, quindi un'etichetta che voglia sposare al 100% il nostro progetto, la nostra causa, quindi sì, causa. Quindi non in realtà certamente ci sono dei nomi, delle idee su delle etichette, però quello che vogliamo in particolare è che questa etichetta creda in quello che sta andando a pubblicare e che ci sia una crescita organica di band e etichetta assieme. Quindi certamente se riceveremo delle proposte, per le proposte che riceveremo sceglieremo qualcosa che vada in questo senso qua. Crediamo molto che in Italia, crediamo molto in quello che sta maturando in Italia a livello di label, ma siamo comunque aperti anche a proposte estere, perché siamo orientati proprio ad una internazionalità, ovviamente, perché a noi piace insomma anche proporci a un pubblico variegato, quindi crediamo molto in quello che potrebbe offrire l'Italia, ma non ci poniamo dei limiti, ovviamente ben venga. Perfetto. Bene, questi erano. Bravi, possiamo assistere, sì, sì, all'ampolla magica. Questi erano i Dufol. Sono stati bravi, adesso è il momento del loro premio. Alla grande. Dobbiamo ancora trovare un nome per sta cosa, qualcosa lo tipo Red Hot. Ho svuotato il bicchiere della birra apposta.